Inizia con una sconfitta il cammino in campionato dell'Avezzano, 2-1 per il Cesena, al termine di una gara interrotta anche per una decina di minuti per un problema ai cancelli, ma i marsicani avrebbero meritato molto di più rispetto a quello che il risultato finale racconta. La partita vive anche di un antefatto. Tifosi del Cesena e quelli di casa vengono infatti a contatto fuori dallo stadio, a quanto riferito per alcuni atti vandalici nei confronti delle auto dei tifosi marsicani. L'intervento poi delle forze dell'ordine riporta la calma e non si registrano feriti gravi. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio De Marsi, con la prima di campionato dei neroverdi contro la nobile decaduta, nata dalle ceneri dei romagnoli che hanno calcato la Serie B nella passata stagione e poi, in seguito al fallimento, tornati in vita grazie alla fusione con il Romagna Centro. Il Cesena ha il merito di passare al primo vero affondo. All'ottavo Alessandro va a battere un calcio d'angolo che Ricciardo raccoglie e deposita alle spalle di Fanti con la complicità della difesa marsicana. Due minuti più tardi la formazione di Angelini potrebbe anche raddoppiare, ma le preghiere di Fanti spingono il tiro di Campagna fuori dallo specchio della porta. È un buon Avezzano però quello che si vede nel primo tempo, con la pecca di non essere troppo preciso negli ultimi metri. Deramo, il più pericoloso, prova ad ispirare Pellecchia sul secondo palo, ma il tentativo finisce fuori di poco. Lo stesso Deramo, al 18esimo, viene anticipato in qualche modo da buona posizione. Il Cesena torna ad affacciarsi dalle parti di Fanti con Tola, che prova una conclusione che sfiora la porta, con leggera deviazione della difesa di casa. Dopo la mezz'ora il direttore di gara chiude un occhio sul secondo giallo per Biondini, che trattiene Bisegna. Dagli sviluppi però della punizione, lo stesso Bisegna prova ad armare Cerone, che di un soffio non arriva di testa. La gara cala un po' nei ritmi per rianimarsi al 41esimo, quando Pellecchia vede Dos Santos a centro area, ma l'attaccante non trova l'impatto giusto con il pallone. Nella ripresa subito primo cambio per il Cesena, con Zamagni che fa il suo ingresso al posto di Benassi. E l'Avezzano però a rendersi pericoloso al quinto minuto, quando Pellecchia premia Morgan Besana, che aveva seguito l'azione, ma il terzino non trova di un soffio l'impatto. Giampaolo opera poi un triplo cambio al decimo, facendo entrare Franca Bandiera, Bianciardi e Alessandro. Padroni di casa ancora pericolosi dopo il quarto d'ora, quando Sarini dice di no ad un gran colpo di testa di Menti, con successive poi proteste dei padroni di casa. È l'Avezzano che fa la partita, in pressione costante dell'avversario, che vede anche sfilare di un soffio fuori un tiro di Bisegna. E il gol meritato del pareggio arriva prima della mezz'ora, quando Menna raccoglie un calcio di punizione e firma il pari per i marsicani. La gara si interrompe per diversi minuti perché prima i tifosi del Cesena e poi anche quelli dell'Avezzano riescono a forzare i cancelli dei rispettivi settori e c'è bisogno dell'intervento della polizia e del personale dell'impianto per chiuderli con non poca fatica. Si riparte ancora con il forcing dell'Avezzano e con Alessandro che fa tutto benissimo dalla sinistra ma non trovando la porta. I cambi però danno nuova linfa al Cesena. Cappellini fa prima le prove generali e poi Tortori passa alle vie di fatto riportando avanti i romagnoli, beffando la difesa di casa e siglando il gol della vittoria. Si chiude praticamente così, con l'Avezzano che non trova punti all'esordio, ma di certo buone risposte contro la favorita del girone. Ma io penso che per le diverse occasioni che abbiamo avuto potevamo anche vincerla per la prestazione che i ragazzi hanno fatto. Abbiamo preso un gol dove si poteva evitare benissimo, abbiamo perso la marcatura, poi abbiamo avuto la pazienza, la forza di giocare la palla. Penso che per 90 minuti abbiamo tenuto sempre palla noi, creando anche diverse occasioni da gol. Penso che sono arrivati 10-12 traversoni in area, addirittura anche palla a piede con Besana, con Pellecchia vicino all'area di rigore. Purtroppo non abbiamo concretizzato, questo forse è l'unico rammarico, perché quando incontri una squadra forte come il Cesena è normale che è difficile che ti concedano tante occasioni. E invece lì ne abbiamo fatte tante e dovevamo concretizzarle di più, però rimane una grandissima prestazione che i ragazzi hanno fatto. Preso quel gol lì a freddo dove siamo partiti subito bene, è normale che abbiamo avuto un pochino così rassettare, però poi la squadra ha macinato gioco, il palleggio, teneva sempre palla la mia squadra, per cui la prestazione è stata perfetta. Però c'è anche da dire che il Cesena quando cambia fa entrare Cappellini, fa entrare Tortoli, è normale che sono giocatori che se sbagli qualche anticipo, qualche chiusura è normale che poi ti fanno gol. Era 3-4-3 nel precampionato, è diventato 4-2-3-1 oggi all'inizio della partita, cos'è successo? Come ho sempre detto, noi dobbiamo essere bravi a interpretare diversi ruoli, perché diversi schemi di gioco, perché
È molto limitativo pensare che una squadra possa giocare solo col 4-2-3-1. È normale che durante il campionato potremmo incontrare squadre che si chiudono. I ragazzi devono sapere che c'è anche un'altra soluzione, lavorandoci giustamente, senza improvvisando, e possono fare anche il 3-4-3, ma questa squadra ha qualità, può fare tutti i moduli che vogliamo, non è quello il problema. Oggi mi è piaciuta la prestazione, mi è piaciuta la voglia di fare la partita con una squadra giustamente forte, non hanno avuto timore reverenziale, hanno giocato dal primo al 90°, peccato per il risultato, però questa è la strada giusta per andare avanti. Mister, avete cominciato bene, però avete subito testato quanto possa essere dura la Serie D quest'oggi. Sì, noi sapevamo che era così e quindi per noi non è una novità, almeno per me. Molti ragazzi l'avevano già fatta, altri no, e però un conto è parlare, un conto è viverla dal vivo, come oggi. E noi abbiamo avuto la fortuna, nella sfortuna, di aver fatto la prima partita di Coppa Italia, di aver perso contro una squadra meno attrezzata di noi, che però aveva il gruppo, aveva tante altre qualità che noi dobbiamo mantenere, che dobbiamo migliorare. Devo dire che questi ragazzi sono stati bravi di più, perché in un mese hanno creato un gruppo, hanno creato delle condizioni, un affiatamento fra di loro che è quello che mi manda avanti sereno e tranquillo e che mi fa sperare per il futuro. Penso ai ragazzi che hanno meritato questa vittoria da questo punto di vista qui, perché credetemi che in questi due mesi a Cesena, dopo tutto quello che è successo, non era semplice. E quando ti chiedono di vincere per forza non è facile, bisogna provare.